Cari piccoli amici, nuovo appuntamento con il nonno racconta e questa volta vi racconterò una storia molto molto particolare. Ecco, bravi, mettetevi seduti tutti anche sul divano, sapete che io vi vedo e siamo pronti a raccontarvi questa vicenda che riguarda una storia vera accaduta ad Ancona tanti anni fa in una bella casa. Dovete sapere che in questa casa abitavano marito e moglie sposati da anni. Avrebbero tanto voluto avere un bambino, ma proprio questo bambino non arrivava. Quando ormai pensavano che non sarebbe mai successo, nacque Nicola. Per la gioia di tutta la famiglia, i genitori, i nonni, gli zii e tutti gli amici. Nicola era un bel bambino che cresceva sano e robusto e i genitori che lo avevano atteso così tanto, da quando Nicola aveva iniziato a camminare, lo riempivano tutti i giorni di regali. Ma sapete, tanti, tanti, tanti regali. Nicola entrava in un negozio e sceglieva praticamente quello che voleva. Quando acquistò l'uso della parola, non faceva in tempo ad esprimere un desiderio che la mamma e il papà correvano a soddisfarlo. Nicola diceva: vorrei quello, e arrivava subito. Mamma, mi piace tanto quella macchinina elettrica, e dopo poche ore arrivava la macchinina. Vorrei un televisore in camera per vedere i cartoni animati come piacciono a me, e poche ore dopo sulla parete della sua camera, della stanzetta, aveva un gigantesco televisore di 70 pollici. A tavola succedeva la stessa cosa. Forse per il troppo amore per questo bambino, i genitori facevano l'impossibile. Se arrivava la minestra, lui voleva gli spaghetti e la mamma si precipitava a fare gli spaghetti. Se arrivavano le penne, lui voleva la minestra e così la mamma si affrettava tutte le volte a cambiare il menù. Ogni compleanno il bambino riceveva vagoni di regali. Quando ebbe 6 anni, la sua stanza non riusciva più a contenerli tutti e dovettero, pensate, comprare una casa più grande, perché lui aveva davvero tutto. Facciamo un gioco, dai. Voi mi dite un giocattolo che conoscete e io vi dico, vi rispondo se ce l'aveva o no. Inizia Ludovico. Sì, sì, sì. Una cucina piccola ce l'aveva. Come dici, Lucia? Ah, sì, sì. La casa di Ken e Barbie, l'auto, tutto il resto, tutti i vestiti ce l'aveva. Il casco elettronico di Superman con il costume? Addirittura ne ha avuti 2, Annalisa. Quindi aveva tutto, dai, aveva tutto. Insomma, pensate una cosa che voi desiderate tanto e che vi piacerebbe tanto che Babbo Natale vi portasse. Beh, lui ce l'aveva. Non faceva in tempo a desiderarla che arrivava. Così, con il passare del tempo, iniziò ad annoiarsi perché ormai aveva così tanti giocattoli che neppure li ricordava più. Sento già qualcuno di voi che dice: oh, quanto mi piacerebbe. Eppure sentite quello che poi accadde. Quando compì appunto 6 anni, i genitori lo mandarono a scuola e Nicola, che era un bambino educato e socievole, si era fatto tanti amici che ogni tanto andavano a casa a trovarlo e a giocare con lui con qualcuno dei tanti giochi. Un giorno, erano i primi di dicembre, la maestra diede alla classe un compito e disse: ragazzi, scrivete una lettera a Babbo Natale indicandogli ciò che più desiderate. Poi la maestra avrebbe letto in classe le lettere più belle, più originali e spedito, pensate, tutte le lettere proprio alla casa di Babbo Natale. Nicola ci teneva sempre ad essere fra i migliori, ma quando si trovò davanti al foglio bianco, dopo aver scritto "Caro Babbo Natale", fu preso dal panico. Non riusciva a desiderare nulla. Qualunque cosa gli venisse in mente, lui l'aveva già. Pensa che ti ripensa e intanto il tempo passava e sul foglio ci aveva scritto solo "Caro Babbo Natale" e non riusciva a scrivere altro. All'ultimo momento, prima di consegnare, ebbe l'idea giusta, la sincerità, ma senza rinunciare alla speranza. Scrisse: caro Babbo Natale, devo dirti la verità, non mi vengono in mente giocattoli o doni che io non ho. Quindi fai una cosa, sorprendimi,
porta qualcosa di tua iniziativa e magari, se fosse possibile, dato che non ti ho mai visto, a Natale vieni a trovarmi di persona. La maestra decise di leggere due compiti alla classe, quello di Marta e proprio quello di Nicola. Solo che Marta aveva scritto delle cose che turbarono tutti. Il papà era un artigiano, non stava bene e non riusciva più a lavorare e la famiglia era in difficoltà. Così per Natale Marta chiedeva che il papà stesse meglio e magari anche un piccolo gioco, piccolissimo per lei. Quando la maestra lesse quella di Nicola, lui si sentì a disagio, quasi si vergognava e tutti i compagni lo guardavano in modo strano. Venne comunque la notte di Natale. Nicola non riusciva a dormire per l'agitazione, ma non perché attendesse i doni, lui, lo sapete, aveva tutto, ma perché sperava proprio di incontrare e di vedere Babbo Natale. E mentre tutti in casa dormivano, si alzò, tremante ed emozionato, per andare a vedere dopo aver sentito un piccolo rumore. Comodamente seduto sulla poltrona davanti all'albero, pensate, c'era proprio Babbo Natale. Ma sotto l'albero non c'erano regali. Oh oh oh, disse Babbo Natale, vieni Nicola, vieni, siediti davanti a me. Tutto tremante, Nicola ubbidì. Dunque, ragazzo mio, ho avuto la tua lettera ed eccomi qui. Ma anche io non sapevo cosa portarti, perché tu hai tutto. Allora voglio chiederti una cosa. Cosa hai pensato quando la maestra ha letto la lettera di Marta? Non meravigliarti, io so tutto. Nicola balbettava, era incerto. Mi sentivo strano, mi vergognavo, ma poi ho pensato che non dovevo vergognarmi. È vero, hai ragione, rispose il vecchio con la barba. Però quest'anno ti propongo una cosa. Invece che attendere altri inutili regali, perché non corri nella tua stanza e prendi qualche bel gioco che io possa portare a Marta? Il nostro amico rimase sorpreso, quasi incredulo, ma Babbo Natale era Babbo Natale, quindi senza chiedere altro, si precipitò nella stanza vicina piena di giocattoli, prese tutti quelli che riusciva a portare e li diede a Babbo Natale, che li mise magicamente nel suo grande sacco. Ora come ti senti? Gli chiese. Nicola, incredulo, si sentiva benissimo, felice, come se avesse ricevuto il più bel dono della sua vita. Non capisco, Babbo Natale, mi sento tanto bene. Io non lo so. Proprio così, disse Babbo Natale, scomparendo piano, 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 perché tu sei buono e stai scoprendo che spesso nella vita dare è più bello che ricevere. Ricordati queste mie parole. Dicendo oh oh oh, svanì nel nulla. La mattina dopo, quando la mamma e il papà si svegliarono, rimasero molto sorpresi nel vedere che sotto l'albero non c'erano pacchi e furono ancora più stupiti nel vedere Nicola felice e sereno nonostante questo. Papà, mamma, voglio dirvi una cosa che è successa stanotte. E iniziò a raccontare. I genitori non gli credettero. Ora Nicola è grande. Lavora in un'associazione di volontariato e fa del bene a tante persone e a tanti bambini. E così, miei piccoli amici, anche oggi abbiamo concluso appuntamento. Alla prossima puntata del Nonno Racconta.